Il titolo che voglio mostrarvi è un titolo indie che non è ancora completo, non è praticamente finito, non è che mi fa impazzire, però si può fare un pensierino. Si chiama Astroneer. La storia in questo gioco ovviamente non c'è, ma vediamo ovviamente la grafica. Essendo un titolo, diciamo, indie, tutto sommato non è male, anche se alla lontana mi ricorda un pochettino graficamente No Man's Sky, perché come funziona? Che, diciamo, graficamente le ambientazioni sono proprio quelle tipicamente spaziali, di pianeti sconosciuti, non è fatta veramente male, anzi è molto semplificato, anche se c'è un modello 3D niente male. Poi abbiamo i personaggi, non soltanto il nostro protagonista, e anche gli oggetti piccoli, che sono fatti, diciamo, discretamente bene. Essendo un giochino indie, la grafica scorre abbastanza velocemente, fortunatamente. Io ho avuto la fortuna di avere un computer abbastanza potente. Invece sul sonoro abbiamo effetti sonori carini che sono un po' poco adatti a un gioco del genere, però ci possono stare. Poi abbiamo musiche di sottofondo che sono leggere, un pochettino noiose, ma può andar bene. Sulla giocabilità invece, Astroneer che cos'è? È una sorta di gioco simulatore esplorativo spaziale. Come funziona questo gioco? Che noi siamo semplicemente un astronauta che deve scendere su un pianeta sconosciuto e niente, quando la capsula atterra, dobbiamo ovviamente creare la nostra base spaziale, prendere tutte le risorse che troveremo in giro, cercando ovviamente di non consumare tutta l'energia elettrica che avremo a disposizione. Sì, perché quando dovremo costruire tutto quanto, avremo bisogno di tutte le nostre informazioni e anche addirittura le nostre qualità per riuscire a costruire praticamente tutto. Un habitat iniziale che non è niente male, fino ad avere capsule più sofisticate e anche addirittura costruire dei mezzi di trasporto per andare più lontano, ovviamente. Diciamo, l'idea all'inizio tutto sommato non è proprio brutta, è carino, però a lungo andare questo gioco potrebbe anche addirittura essere un pochettino noiosetto. Certo, non c'è proprio un vero e proprio scopo in questo gioco. Poi il multiplayer non è che funziona sempre perfettamente bene, sì, perché si può giocare online in 4. Poi a volte capita qualche crash glitch, ma tenete presente che è una versione pre-alpha, quindi non dobbiamo pretendere tanto. Beh, comunque, se volete recuperarlo, è scaricabile da Steam. Thank you.